A distanza di una settimana ci troviamo allo stesso posto, purtroppo con le stesse persone e purtroppo ancora per la stessa ragione. Quindi le richieste fatte la settimana scorsa, domenica scorsa, che voi chiedevate appunto questa pari dignità, pari diritti, mi sembra di capire che non ci sta nessun... Con i nuovi orari li abbiamo contestati proprio per questo motivo qua, perché comunque c'erano discriminazioni, ora in più. Loro cosa vi hanno risposto? Nulla, no, tutto tace. Nulla fosse successo. Nulla fosse successo. Semplicemente noi abbiamo contestato i turni perché giustamente alcune persone avevano qualche ora in più, mentre noi siamo stati sempre trattati alla stessa maniera. Quindi anche tempi determinati e non indeterminati, e l'azienda diciamo come se facesse finta di niente. Quindi noi siamo in attesa eventualmente di un colloquio con l'azienda e mostrare le nostre verità, tra virgolette. Quello che è chiaro a noi è che l'ultima riunione che è stata fatta con il collega, con la direttrice, è praticamente nel nostro organico siamo 20 a tempo indeterminato, compresa la direzione, più 18 a tempo determinato. La risposta che ci ha dato la direttrice praticamente era che lei aveva bisogno di teste che doveva ancora assumere, ma non di ore. Quindi noi continueremo sempre con la protesta fin quando non, almeno l'azienda non si faccia sentire e ci dia una risposta. Credo sì, che sia... sì, pienamente d'accordo con la collega Mirabelli. Sì, anche perché penso che la cosa più mortificante appunto è quello di non essere proprio ascoltati, al di là dell'esito che possa scaturire da un qualsiasi incontro, ma almeno essere ascoltati, penso che questo sia... No, che l'azienda avesse un piccolo cenno, cioè, ci incontriamo, parliamone, assolutamente zero, niente di niente, quindi noi continueremo fino a quando la cosa non si sistemerà, che basta veramente... con le discriminazioni, basta anche con l'aria pesante che c'è nel locale, perché ovviamente i contratti a termine fanno più comodo, che poverini sono ricattabili, quindi non si possono ribellare, devono sempre manovrare facilmente. Comunque la vostra contestazione è anche a loro difesa. Anche perché pure a loro è giusto che gli venga fatto un contratto per le mansioni che svolgono. E non sono costretti a dire sempre sì signore, e allora è ovvio che a una direzione fa comodo più il contratto. Ovvio, tra virgolette. Sempre per loro, che non dare ore in più a persone che danno fastidio. E allora noi insisteremo, anche noi diciamo dei mass media insisteremo a stare vicino a loro, vicino ai lavoratori, quindi... persone che vogliono lavorare, quindi si vede anche dalla loro volontà di stare qui, vuol dire che non è che stanno chiedendo la riduzione del lavoro, anzi tutt'altro, però ecco una pari dignità, un equilibrio tra tutti i lavoratori e un rispetto, non costa nulla ascoltare le loro ragioni, possono aver ragione, possono avere torto, ma almeno il confronto, penso sia questo, pensiamo tutti che sia sinonimo di civiltà e di rispetto. Noi stiamo qua, siamo pronti ad affiancare ancora. Ogni volta che ci chiamate saremo sempre qua, pronti con le nostre telecamere. Speriamo di non venire più, o meglio di venire la prossima volta e dire vi hanno ascoltato e hanno accolto il vostro invito. Almeno ascoltare già è tanto. Io in bocca al lupo. Grazie. E buon lavoro. Anche questo è lavoro. Ma è lavoro.